troviamo al più presto un'osteria dove sfamarci, monsignore, credo che sarò io a mangiare quel fieno. Coraggio, Jacopo. Urbino è vicino ormai e in tasca abbiamo ancora 4 ducati. 3, monsignore. Come 3? Eh già, ieri abbiamo mangiato. Ah, è vero, hai ragione, ma la fame è tanta che mi pare di non aver mandato giù nulla da una settimana. Forza! Forza, Jacopo, te l'ho già detto, la nostra fortuna si chiama Cesare Borgia. Non rifiuterà una lama che si mette al suo servizio. Urbino sarà nostra, ci aspetta a braccia aperte. Speriamo che ci aspetti anche un bel gruzzolo di monete. E magari qualche donzella di facile compagnia. E perché no, una tavola sempre imbandita. Questo non ci voleva adesso. Ora questa bestia non farà più un passo avanti. Geltrude? Ti prego, Geltrude, sii buona. Geltrude. Coraggio. Orzo e Avena ti aspettano. Almeno lo spero. Dai, cammina, Geltrude. Non farmi fare queste figuracce con il padrone. Su, sii buona. Aiuto! Attenzione, aiuto! Jacopo! Toglietevi di mezzo, lasciateci passare. Solo se lascerete questa fanciulla. Non vi mischiate in affari che non vi riguardano, è meglio per voi. Forza, Jacopo! Me la pagherai, maledetto! Chi? Vercingetorige spada fedele. Ecco, sono sistemati. Vi hanno fatto del male? No, no, non gliel'avete dato il tempo. Grazie, signore. Chi era quella gentaglia? Li conoscete? Affatto. Erano alcuni giorni che mi sentivo seguita. E come mai? L'ignoro. Forse c'è qualcuno che vuole la mia rovina. Disponete di me liberamente, non esitate. Posso fare ancora qualcosa per voi? Avete già fatto molto, signore. Madonna, chiedo venia. Un gentiluomo come il mio padrone non arretra davanti a nessun pericolo. E poi per quei 4 disgraziati sarei bastato io solo. Vi scorteremo fino alla vostra casa, è più prudente. Jacopo, un cavallo. No, vado sola. Accetto però il cavallo. Ma come? Comprendo il vostro stupore, ma vi prego di non insistere. Ditemi almeno il vostro nome. Bianca. Bianca. Non posso dirvi di più. Siete stato valoroso, ma gravi circostanze mi impediscono di dirvi chi sono. Accettate, vi prego, la mia riconoscenza e non chiedetemi altro. Promettetemi di essere prudente. Sì, grazie, signore. Non vi dimenticherò. Che tempi, che gioventù. Boh. Pazienza, Geltrude. Bianca.
Vi ripeto, monsignore, che abbiamo fatto l'impossibile. Due dei miei uomini sono rimasti uccisi e io stesso sono vivo per miracolo. Un miracolo che rimpiangerai, imbecille. Credi che ti paghi per farti insegnare il mestiere dal primo ladro di strada che incontri? Ma non era uno, monsignore, erano perlomeno due, monsignore. Potete vederli voi stesso. E quelli sarebbero i tuoi assalitori? Sparisci adesso, faremo i conti dopo. Leggiate la fanciulla, portaci delle cibarie da bere. Finalmente, mio caro, non ne potevo più, sai? È meglio che i vostri amici continuino a ignorare tutto di questa storia. Se permettete, mi occupo io di quei due. È una buona idea, Astor, ma mi raccomando, non voglio prepotenze. Amici, una scommessa. Chi è disposto ad accettarla? Sentiamo, Astor. Sai bene che sono sempre molto ben disposto a farmi pagare una cena da te. Scommetto 10 contro 1 che quei due gentiluomini che vedete là sono perlomeno due ambasciatori di Francia. Non dategli retta, signore. A volte i ricchi hanno dei modi così strani di divertirsi tra di loro. Ma guardate la ricchezza delle loro vesti, la grazia dei loro atteggiamenti. E che dire del giustacuore del più giovane, con tutti quei nastri variopinti. Noi con i nostri abitucci non ci facciamo certo una bella figura. Io al confronto non sono che... Uno spaventapasseri. E tu un cialtrone. No. Avete dimenticato di notare la mia spada? Ma non dimentico mai la mia. Volete che ne parliamo insieme? Certo. Sai da che parte si impugna quello spiedo? E voi sapete da quale parte colpisce? Voi permettete? Ma prego. In guardia! Questo cappello? Io i nastri del mio giusto cuore. Piace farmi vedere il vostro anello? Su questo non troverete niente da ridire, spero. Non capisco. Voi? Sì, io. Cesare Borgia, duca di Valentinois. Vi diedi 3 anni fa a Faenza questo anello. Signori, vi presento un giovane molto coraggioso. Questo lo avevamo capito. Che non ha esitato a rischiare la sua vita per uno sconosciuto. E quello sconosciuto era...
Cesare Borgia. Proprio così. E vi assicuro, amici, che se non fosse stato per lui mi avrebbero ammazzato. Ma ora tocca a voi dirci chi siete. Orso, mio signore, dite loro chi siete. Mi chiamo Federico, della famiglia degli Alberici. Una famiglia ricca un tempo, ma ora assai mal ridotta. I miei sono stati sempre soldati e quando non hanno più avuto guerre proprie si sono sparsi in giro per il mondo in cerca di un po' di gloria in quelle degli altri. Sembra che anche a voi non dispiaccia di tenere la spada in mano. E dove pensate di cercare la vostra parte di gloria? Da voi, monsignore. Mi sono mosso col mio scudiero per venire a mettere la mia spada al vostro servizio. E avete indovinato. Quale altro signore offre ai suoi uomini tante occasioni di menar le mani e far soldi? È vero, Astorre? Date un'occasione anche a noi, monsignore, e non ve ne pentirete. Lui no, forse noi sì. Sta zitto. E ora andate, vi aspetto stasera al mio palazzo ad Urbino. Ma prima di andarvene desidero che facciate la pace con Astorre. Non voglio liti fra i miei amici. Sono sicuro che andrete d'accordo. Perdonate, cavaliere, non era mia intenzione uccidervi. Oh, non abbiate paura, non ci sareste mai riuscito, monsignore. Ma, signore, non mangiamo? Jacopo, sono talmente contento che non riuscirei a mangiar nulla. Io sì, la paura mi ha raddoppiato la fame. Vengo, prendo una carrozza e vengo. Monsignore, ma è quella donna? Talvolta è meglio trovare una buona lama che una bella donna. Ma quella donna l'avrò, a qualsiasi prezzo. Tiri i capelli, stupida. Aiutami a vestirmi piuttosto. È tardi. Sarete bellissima stasera, padrona. Oh, a me piace essere bella per qualcuno. E non c'è nessuno che mi interessi fra quei quattro imbecilli degli amici di mio fratello. Neanche quel cavaliere arrivato da Madrid? Sembra perdutamente innamorato di voi. Sapete che da quando vi ha vista non mangia più? Astorre. Vattene. Da quando in qua si entra nella mia stanza senza chiedere permesso? Credevo non ce ne fosse bisogno. Per me. Senti, te l'ho già detto. Per quello che ti interessa, ormai tu non mi interessi più, Astorre. Ebbene, è così. C'è il colpo di fulmine e poi c'è il colpo di vento. Non crediate di poter fare con me quello che fate con gli altri. Prendere e lasciare a vostro piacere. Ma quello che provo io, quello che sento, non vi interessa, vero? Non conta quello che pensi. Sei pagato per obbedirmi e per servirmi. È soltanto perché vi amo che io posso fare questo. Mi hai seccato con le tue storie. Badate a voi, Lucrezia. Non mi spingete alla disperazione. Delle minacce? Attento a te, piuttosto. Una mia parola, Cesare, può costarti la vita. Hai ucciso l'uomo che egli aveva più caro. Ma per ordine vostro! Chi può provarlo? Cesare è mio fratello, la mia parola vale per lui più della tua. Obbedirmi e servirmi, non puoi fare altro. Allora è finito tutto. Sì, Astorre, è proprio finito. Dimentica quello che c'è stato fra noi. Ma io vi amo. Sento che impazzirò. Allaccia. Mi hai fatto fare tardi.
Serafina, vieni a pettinarmi. Ora va. Mio fratello ti starà aspettando. Dite quello che volete, ma a me questi Borgia piacciono. Non fosse altro che per questo vino che non bevevo da anni. Ditelo a me. Ma certo, no. Tutta la città sa della nuova tresca di Madonna Lucrezia con Don Miguel, il nuovo ambasciatore spagnolo. Ah. Sì, si vedono sapete sempre insieme. Sapete che per il testo è già il testo vestito che mi fa. L'amore violento, non c'è tutto. Tuo marito voi ve lo intendete. Bene, non devi preoccuparti. Che in fondo non mi dispiace che Madonna Lucrezia non sia ancora scesa. Non so perché, ma quando sto vicino a lei non riesco più ad inghiottire un boccone. È vero, caro barone. Le persone argute vi hanno messo sempre in imbarazzo. Ah, toccato, eh? Allora? Niente, monsignore. Eh sì che il vostro Yusuf ha lavorato bene, ho assistito io stesso al trattamento. Maledetto. È ridicolo che io debba preoccuparmi per quattro disperati. Eppure non bisogna sottovalutarli, monsignore. Sono attivi, decisi a tutto e vanno spargendo il seme della ribellione fra il popolo. Questo fossombrone si farà ammazzare prima di rivelare il luogo dove si riuniscono i suoi. Li comanda il duca d'Alva, ma ho saputo che a dare gli ordini e a tenere i fili della congiura è sua figlia Diana. Mi piacerebbe conoscerla. Lasciate fare a me, monsignore. Ma Fossombrone, che ne facciamo? Ormai non c'è più speranza che parli. Levamelo di torno, fallo sparire. Ma che nessuno possa dubitare di noi. Ho capito perfettamente, monsignore. Mio caro Don Miguel, vedo che la vostra dimora in Italia comincia a piacervi. Mi sembrate pienamente a vostro agio. È solo merito vostro, monsignore, e della vostra magnifica corte. Dite la verità. Partendovi da Madrid, credevate di trovare qui solamente un branco di incolti villani, vero? Avreste mai pensato di incontrare donne belle, vaghe e soavi come questa? Sei fatta aspettare, sorella, ma cosa non perdoneremmo alla tua bellezza? La mia bellezza mi beffa, fratello. Ho passato delle ore a cercarla nello specchio, ma inutilmente. Ma che dite mai, Madonna? Io aspetterei tutta una vita la grazia di un vostro sorriso. Sedetevi qui, Don Miguel. Stasera sarete il mio cavaliere. Ma badate, questo è un posto ambito. Bisognerà mostrare che ne siete degno. Signora, l'onore che mi accordate è superato solo dal piacere che provo a starvi accanto. Non so che cosa non farei per meritare le vostre grazie. Vi prego, Madonna. Svelatemi il segreto del vostro stupendo incarnato. È così luminoso. Il digiuno, mia cara. Il digiuno e le carezze d'amore. Ecco il segreto. Qui va bene, siamo abbastanza lontani. Andate, caro Fossombrone. Vedete che il duca non è poi tanto cattivo come credevate. Non so che intenzioni avete, ma dite al vostro padrone che non cesserò di odiarlo. Sparite, presto, prima che vi faccia fare la fine che meritate. Non ne farai molta di strada, amico.
Chi siete? Chi è stato a ridurvi così? Non importa chi sono, né chi è stato, ma voi che avete visto? Cercate Diana. Diana D'Alfa. Raccontateglielo. Ditele che fugga, che fuggano tutti. Li uccideranno così come cani. Andiamo via, nella vostra stanza. Nessuno se ne avvedrà. Amo l'ardire, ma non fino a questo punto. Miguel, mi conoscete solo da 3 giorni. E da 3 giorni bramo di stringervi tra le braccia, di baciare la vostra dolce bocca. Messer Federico degli Alberici. Sorella, ti presenterò un giovane venuto da lontano per mettersi al nostro servizio. Ti piacerà. Che sia il benvenuto, ma quanto a piacermi, non sarà facile. Venite avanti, amico mio. Perdonate il ritardo, monsignore, ma ho dovuto procurarmi un vestito adatto. Siete già perdonato. Qual è il vostro nome? Federico. Federico degli Alberici. È lui il tuo protetto? È lui. Amico mio, inchinatevi a mia sorella Lucrezia. Madonna. Sono certo che godrete la sua benevolenza. È per me un grande onore avere il privilegio di servire tanta beltà. Stimatemi il vostro schiavo. Quale omaggio. Che ne dici, sorella? Lo accetto. Sedetevi e bevete con noi. Sedete? Grazie, monsignore. Un momento, fratello. Don Miguel ha un solo grande desiderio, quello di vedere la tua famosa collezione di monete antiche. Sì, cortese, accontentalo subito. Sarà per me un vero piacere, caro Don Miguel. Sarà un vero piacere. Veramente. Venite. Domani. Venite. E adesso che siete qui, parlatemi di voi. Poiché ora venite al nostro servizio, bisognerà che ci conosciamo un po' meglio. Non lo credete? Non ho molto da raccontare. Conosco solo il mestiere delle armi. Non voglio poltrire in campagna come tanti altri. Voglio fare fortuna. Fortuna? Bisogna meritarla. Ho visto che siete nelle grazie di mio fratello. Buon principio. Ma posso aiutarvi anch'io.
Comandate. Sono pronto a tutto. Oh, che furia, Federico. Allora, per cominciare, versatemi da bere. Pesato! Prega Cesare! Evviva! Sono convinta che i nostri padroni non si divertono. E non hanno ragazze come te, mia leggiadra Serafina. Dite davvero? Vi piaccio sul serio? Perdo la testa col coro del paradiso, che credevo fosse lontano. Ai! Ai! Ma quante mani avete? Allora, caro Don Miguel, partirete domani stesso. Vi darò particolari istruzioni per il reclutamento di 3.000 archibugieri nelle nostre terre di Spagna. Daremo a questo giovane il comando di una compagnia. Ha la mano svelta e il cuore ardito. Con uomini come questo, nessuno ci fermerà. Monsignore è generoso, non lo merito. Ma prendo impegno di fare l'impossibile per essere degno della sua stima e munificenza. Alla mia corte i valorosi fanno carriera. È vero, Astorre? Oh, è l'alba, andiamo a dormire. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Signore, volete seguirmi? Io? Sì, venite. Thank you.
Perché siete venuta? È un'imprudenza. Dovevo farlo. Sono accaduti fatti gravissimi. Ho saputo. Fossombrone è stato assassinato. E io sono stata rapita dagli uomini di Cesare. Cesare? Ma allora ci hanno scoperto. No, per fortuna. Cesare conosce Bianca, la vostra modella. Mi ha conosciuta qui e mi ha fatto rapire. Sono le sue abituali dichiarazioni d'amore. E come avete fatto a fuggire? Lungo la strada, un giovane è intervenuto. Un gentiluomo. Mi ha liberato senza chiedermi nulla. Non potete più venire qui, neanche come modella. Se Cesare vi ritrova... Lo so, devo fuggire da Urbino. Ma bisogna avvertire tutti gli amici. Fossombrone potrebbe aver parlato sotto la tortura. E allora i nostri piani... Che devo fare? Contate su di me. Raffaello, il tempo stringe. Dovrete avvisare tutti. Appuntamento per questa notte alle rovine di San Faustino. Decideremo il da farsi, se non sarà troppo tardi. Andate e siate prudente. Senza di voi la nostra congiura perderebbe un elemento prezioso, lo sapete. Largo a Monsignor Cesare Borgia! Fate largo, Marrani! Largo! I Borgia, cosa facciamo? Aprite! Donna Lucrezia e Monsignor Cesare aspettano. Aprite. Non c'è altro da fare. Giocheremo d'astuzia. Madonna, Monsignore, non vi aspettavo oggi. Lo so, ma mi annoiavo. Ed è nei momenti di noia che mi capita di pensare agli artisti. Ma vi disturbo. Siete in piena ispirazione. E poi sono ansioso di vedere il ritratto di Lucrezia. Sai che al suo compleanno manca poco. I Borgia sono sempre i benvenuti nel mio modesto studio. Io non capisco. Zitto. Se Monsignore permette. Il vostro tocco è sempre meraviglioso, amico mio. Dal volto di Bianca sembra di leggere in fondo alla sua anima. Io stesso che vi ammiro, non sono ancora riuscito a scoprire ciò che cela il vostro cuore. Stamane nel mio cuore non c'è che spavento. Spavento? Che cosa dite? Ieri hanno tentato di rapirmi. Tentato di rapirvi? E chi si è permesso? Se lo sapessi. Sono riuscita a fuggire ed è già molto. Ma ignoro il nome del mio ammiratore così fervente. Sentito, Cesare? Nella nostra città avvengono di queste cose. È davvero inconcepibile. Sentito, Astorre? Bisogna vigilare su questa fanciulla. Simili casi non devono ripetersi. Certo, monsignore. Non si ripeteranno. Mio fratello ha ragione. D'ora in poi ne risponderete voi, Astorre. Ora potete star tranquilla. Siete sotto la protezione dei Borgia. Non so come ringraziarvi. Prego Madonna Lucrezia di concedermi un momento di immobilità. Ci rivedremo. Oh, certo. Il quadro non è ancora finito e Raffaello ha bisogno di me. Monsignore. Bianca, Bianca, aspettatemi, Bianca. Perché fuggite? Non mi riconoscete? Lasciatemi andare, vi prego. Ah no, ora che vi ho ritrovata. Ma che cosa fate? Fuggite sempre? Scusatemi se mi comporto così. Vi vedo preoccupata, fidatevi di me. Che cosa succede? Parlate, su, avanti. Se veramente vi sto a cuore...
E se volete sapere di più, trovatevi questa notte a San Faustino, sulla via di Gradara. Parola d'ordine di Ana. Ma vi prego, un segreto, ne va della mia vita. A questa sera. Non mancherò. Dobbiamo prenderla? No. Aspetta, ho un'idea migliore. Chi va là? Diana. Venite, siete atteso. Seguitemi. La nostra posizione è sempre stata grave, fin da quando ci siamo uniti per combattere i Borgia. La morte di uno dei nostri è un fatto doloroso, ma non può cambiare nulla nei nostri piani e nelle nostre intenzioni. Vostro padre si è meritato la nostra stima e la nostra fiducia con la sua saggezza e il suo coraggio. Bene, sono certo di esprimere la volontà comune dicendo che siamo pronti a condurre la lotta fino alla fine. Siamo tutti condotti alla fine. Sapevo di poter contare su di voi, ma da questo momento è necessario che le nostre azioni obbediscano ad un unico giudizio. Voi conoscete bene mia figlia, che tante prove ci ha dato del suo attaccamento alla causa comune. Io sono vecchio e stanco, ma obbedendo a lei, voi rinnoverete a me la vostra fiducia e la vostra obbedienza. Venite. Padre mio, permettete che vi presenti il giovane di cui vi ho parlato. Signore, io sono Diana d'Alva e queste sono le vittime di Cesare Borgia, mio padre, e i gentiluomini ai quali sono state tolte le terre. Bianca. Bianca è la duchessa d'Alva. Mi avete dimostrato che siete pronto a mettere la vostra spada al servizio della giustizia. Ed è per questo che vi ho invitato a venire. Signori, ho il dovere di dirvi che un equivoco mi ha condotto qui. Io ho promesso fedeltà a Cesare Borgia. Allora? Non è mio costume tradire chi mi si è dimostrato amico. Bianca, cioè Diana, in questo momento il mio cuore è in tumulto. Cercate di comprendermi, vi prego. Noi combattiamo in campi diversi. Se credete, potete farmi uccidere dai vostri uomini. Prendiamolo! Siete libero di andarvi. Una volta voi mi avete salvato la vita. Ora siamo pari. Addio. E se potete, non odiatemi. Diana, perché lo avete lasciato andare via? Ci tradirà. Sarà la nostra fine. Non dovevate fidarvi, duchessa. Va bene, questo ve l'ha insegnato il vostro maestro siciliano. Ora parate questo colpo. Spero di sì, monsignore. Diavolo d'un ragazzo, non ho più fiato. Sotto un altro. Ora, ora,
non c'è male col giovanotto. Sono contento di averlo preso con me. Sono anch'io dello stesso parere. Ma ho paura che finirai per sciuparmelo. Che cosa vuoi farne, un maestro d'armi? Non sarebbe una cattiva idea. C'è ancora molta gente da queste parti che avrebbe bisogno di un buon colpo di spada. Tu non credi che nelle armi, Cesare, è il tuo punto debole. Le armi possono sempre rivolgersi contro di te, non assicurano mai la vittoria definitiva. A chi alludi? Ai ribelli del Duca d'Alba? Se non si può abbattere l'avversario, bisogna attirarlo a sé, blandirlo. Non vedo come potrei blandire quel fantoccio del Duca d'Alba. Sposandone la figlia, Diana. Come vedi, fratello, ho delle idee originali. Tu scherzi? Io sposare Diana d'Alba e restituire le terre e i beni ai suoi amici? E perché no? Cosa ne dite, Federico? Non conosco un solo padre che resisterebbe oggi alla seduzione di una parentela con Cesare Borgia. E tu, in un sol colpo, otterresti ciò che con le armi potrebbe costarti tempo e uomini. Gli uomini si possono rimpiazzare, ma non il tempo. Forse non è una cattiva idea, ma vedi, sorella, io amo un'altra donna. Ah, sì. Bianca, la modella. Ebbene, chi ti impedisce di amare anche lei? Con le donne non ci sono che due follie, amarle tutte o non amarne che una. E se accettassi, come potremmo comunicare col vecchio? Chissà dove si nasconde. Potremmo incaricare il nostro Federico di stanarlo. Sono certa che vi riuscirebbe, ma è piuttosto un lavoro per Astorre. Va bene, mi affido al tuo genio politico. Federico, il vostro colpo siciliano mi piace, insegnatemelo. Volentieri, monsignore. Federico, vieni da me stasera. Ho una sorpresa per te. Verrò, Madonna, a stasera. È per questa notte. È già tutto pronto. Bravo, Astorre. Saprò ricompensarti, vedrai. Voi sapete quale può essere per me la ricompensa? Io non capisco il vostro modo ad agire. Sapete che quell'uomo è un traditore, invece di ucciderlo, riservate per lui i vostri più bei sorrisi. I miei sorrisi sono più temibili della tua spada. È vero. Avete ragione. Non devo stare in pena per te. No. E ora va. Va, presto. Sta attento, non vorrei perderti. Rimanderemo le nostre riunioni a dopo. Il desiderio di tutti è di passare all'azione. Ecco i nostri piani. Gli Sforza muoveranno guerra ai Borgia. È questione di giorni, di ore forse. Quando entreranno in campo, la popolazione si solleverà. E noi la guideremo contro il tiranno. Voi, Ruggero, e voi, Saverio, partirete subito per portare agli amici le nostre decisioni. Andate da Raffaello e aspettate là gli eventi. Se fosse necessario, potremmo riunirci in qualsiasi momento. Va bene, noi andiamo. Buona fortuna a tutti. Buona fortuna. Ancora una parola. Cesare Borgia ci darà senz'altro la caccia. Tutti i mezzi saranno buoni per distruggerci. Bisogna quindi che ciascuno di noi stia allerta e sappia come agire. Da questo momento... Federico, non mi piace vederti così pensieroso. Che cos'hai? Posso ammettere tutto in un uomo, ma non l'indifferenza. Allora, mio bel cavaliere, cosa c'è che non va? Quale sarebbe la sorpresa che mi avete annunciata? Una sorpresa? Ah, sì, è vero. Non ci pensavo più. Vieni, vieni. Mio caro, so tutto.
Ma non mi importa perché tu mi appartieni. Che sapete? Che volete insinuare? Sei poco galante, sto fra le tue braccia e tu continui a fare domande. Basta con gli scherzi. Parlate. Che sapete? Ditelo. Ebbene, ecco. So tutto di Diana Dalva, di Bianca la modella e di te. Quel maledetto ha preso un posto che toccava a te, Diego. Dobbiamo liberarcene. Avanti! A quest'ora il fedele Astorre sta circondando il rifugio dei ribelli. Nessuno di loro sfuggirà. Che sorte avranno? Quella dei sediziosi. Verranno presto impiccati. Per dare un esempio. Dove vai? Voglio che resti con me. Lasciatemi. Federico, sta attento. Più grande è il mio amore, più forte è la mia collera. E io ti amo. Ti amo più di quanto tu creda. Ti sono accorti di nulla? No, signore, tutto è tranquillo. Bene, allora tiriamo le reti e prendiamo i pesciolini. Dalva, Bianca la modella. Cesare sarà felice. Credeva d'amarne una e doverne sposare un'altra. Dovremmo ringraziare Federico di averci condotto qui. Portatela via. Voi sapete dove. No! No! Diana! Diana! Lasciatela, ci penso io. Ma capitano... Ci penso io, vi ho detto. Che volete fare? Volete condurmi voi davanti a Cesare? Lasciatemi, voglio subire la stessa loro sorte. Jacopo, portala dove sei. Oh, no, non mi porterà via. Volete ancora ingannarmi. E io che fidavo in voi. Speravo di aver incontrato un uomo generoso, ma mi sbagliavo perché invece siete un vigliacco. Farete carriera con lui. Cesare ricompensa... Molto bene, chi lo supera in bassezza. Portala via. Ma capitano, che c'è? Abbiamo l'ordine di portarla a palazzo. E io ordini differenti, andate via. Diana! Diana! Come vi permettete? Come osate opporvi agli ordini? Io comando questa azione per ordine di Cesare. Di Lucrezia, volete dire? Sono qui per un preciso incarico di Cesare. Mi ha chiesto di condurre la ragazza in un luogo che mi ha indicato. Non è possibile. Se ve lo dico. Verrete a palazzo con me. Chiariremo questa faccenda. Ai vostri ordini, signore.
E così, invece di fuggire, è tornato qui a palazzo. Sono io che l'ho costretto. Lui sarebbe stato felice di poter partire con la sua bella. Lo sapevo benissimo, per questo l'avevo lasciata andare. Ero certa che me l'avresti riportato. È bella quella fanciulla. Bella? Sì, bella. Sei uno sciocco, Astorre. Possibile che tu non veda altre donne che me? Madonna, è qui. Fallo entrare subito. Va e fa quel che t'ho detto. A più tardi. La notizia delle vostre audaci imprese è giunta a palazzo prima di voi. Siete stato un po' troppo temerario. Mi avete fatto chiamare. Che cosa volete? Avete commesso uno sbaglio gravissimo, amico mio. Sapevate che quella fanciulla è la futura sposa di mio fratello. Ciò che avete fatto è davvero imperdonabile. È vostro fratello che l'ha fatta rapire, vero? Sì, è stato lui, ma non sapeva chi fosse. Diana non sarà mai preda di Cesare. È come immaginavo. Quella Circe ha stregato anche voi. Non è così? Sì. Amo Diana perché è sincera e coraggiosa. E l'amo anche perché combatte contro voi e i vostri. Eh già, sei innamorato delle sue virtù militari. Questa è bella. Va. Un uomo non ama una donna per certe ragioni, tu menti! Ho aperto gli occhi. Nella mia brama di riuscire, non avevo compreso al servizio di chi mettevo la mia spada. Ma adesso lo so. E mi fermo prima d'aver cominciato. Per me vattene pure. Nessuno ti trattiene qui. Va, porta il tuo cuore infranto ai piedi della tua bella. Non ci credi? Sei libero. Lo vedi, non chiamo, non ti faccio arrestare. Ma ci rivedremo, Federico! Tornerai! Cagna. Non è che una cagna! Serata movimentata, monsignore. Miserabile buffone.
Non riderai più quando ti caccerò tre palmi di lama nel ventre. Portate Monsignore nei suoi appartamenti e che abbia il trattamento che merita. Lasciatemi! Maledetto! Ho eseguito gli ordini, Lucrezia. Spero riserverete a me l'onore di ucciderlo. Ci penserò più tardi. Farai ciò che dico io. Certo. E adesso vattene. Voglio restare sola stanotte. Ma... Vattene, ho detto. Ma quanto sei stupido, Federico.